53 anni dal momento in cui mi sono laureato proprio in quest'aula qui sopra, e quindi è una certa nostalgia, una certa emozione. Non avrei mai pensato all'epoca che la laurea in legge, in giurisprudenza, mi avrebbe portato dove mi ha portato. Cita Gesù, Socrate e Galileo Carlo Nordio all'Università di Padova, ospite come ministro della giustizia alla cerimonia che ha dato avvio all'802esimo anno accademico dell'Ateneo, e lo fa per spiegare che la giustizia della legge e il senso collettivo di giustizia non sempre coincidono, e coinvolge la platea di professori e studenti anche sulla sfida dell'intelligenza artificiale, chiamandoli a mettere in campo scienza e fantasia per prevenire conseguenze come la possibilità di infiltrazione di atteggiamenti criminali in tutte le forme di comunicazione, tali da manipolare le nostre vite, ha detto. Un discorso che ha trovato il lungo applauso della platea. Infine, con i giornalisti, torna sul caso di Ilaria Salis. Non ci sono novità, spiega, e commenta brevemente l'occupazione del consolato ungherese di Venezia da parte dei centri sociali. A Venezia? Sì. Quindi sarà compito della magistratura italiana. Questo è un reato, quindi... Il tema del sovraffollamento carcerario anche in Italia si fa sempre più evidente, ed anche in Veneto, a Montorio, i detenuti sono in sciopero della fame. È possibile, per esempio, questa è una delle nostre riforme che adesso va al Senato, limitare la carcerazione preventiva. Vi sono molte persone in carcere che sono in attesa di giudizio e poi magari vengono assolte o la loro custodia cautelare viene annullata. La riforma Nordio che adesso va in Senato, devolvendo a un giudice collegiale la competenza all'ordinanza di custodia cautelare, ridurrà il numero delle persone in carcerazione preventiva. La cerimonia all'Ateneo di Padova invece è strappato a tutti il sorriso con la consegna della famosa gallina padovana alla rettrice. Università che cresce in tutti i suoi numeri anche nelle sedi, triplicando in pochi anni anche le iscrizioni degli studenti internazionali ed aumentando anche il numero di corsi internazionali o in inglese. Attualmente abbiamo 72.530 studenti iscritti, è davvero un'enormità, a cui si aggiungono poi altri circa 8.000 tra dottorandi, ricercatori, tra dottorandi, specializzandi, eccetera. È una grande comunità. E quindi crescono di conseguenza anche tutti gli altri numeri, nuovi percorsi di studio, crescano anche tutti i finanziamenti che acquisiamo dalla ricerca. Per quello che io oggi ho detto, è difficile assumersi la responsabilità, ma secondo me chi ha la guida ci deve pensare. La denatalità è un processo inesorabile, in questo momento noi non possiamo bloccarla. Nei prossimi 10 anni noi sappiamo che all'università, se le iscrizioni sono quelle attuali, ci saranno circa 200.000 studenti e studentesse. Per cui le università devono capire dove e come investire nel futuro. E quello che dicevo è che è impensabile che il numero di studenti internazionali arriveranno a colmare quello che è questo gap. Di sicuro aiuteranno, ed è per quello che noi stiamo progettando e dirigendoci anche molto su quello che è la formazione permanente, quindi il lifelong learning. Una grande novità infatti sono i corsi destinati agli adulti, che quest'anno saranno incrementati notevolmente.